Buonasera a tutti. È con grandissimo piacere che iniziamo questo evento. L'Associazione di Livorno e di Torino, nella persona dell'amico e presidente dell'Associazione di Torino, Dario Perone, ed io, ci siamo fatti promotori di questo incontro che deve iscriversi nell'ambito di una ormai consolidata partnership avviata oltre un anno fa con il Maccabi World Union, di cui oggi siamo onoratissimi di ospitare l'illustre presenza di Rabbi Carlos Tapiero, vice direttore generale e responsabile del Dipartimento Educazione del Maccabi World Union, David Besmer, presidente del Maccabi Europa, e l'amica Claudia De Benedetti, responsabile del progetto Ambasciatori della Verità, senza la quale questo evento non si sarebbe mai potuto organizzare. Grazie. È una partnership, dicevo, che è avviata nel 2019 in occasione del seminario Ambasciatori della Verità tenuto dal rabbino Carlo Stapiero in varie città, tra le quali anche la nostra e Torino. Torino, dove lo stesso Carlos, Rabbi Carlos, ha consolidato la presenza del Maccabi World Union in ambienti accademici come l'università e anche con i giovani delle comunità ebraiche. Mentre qua a Livorno abbiamo fatto un lavoro più concreto e specifico, rafforzando i rapporti del Maccabi con l'amministrazione comunale, che in quella occasione presentava il conferimento della cittadinanza anche onoraria alla Segre, a Liliana Segre da parte della città di Livorno, e poi un lavoro di approfondimento anche con la nostra associazione. Quindi è stato, devo dire, proprio grazie alla presenza propulsiva del Maccabi che è nata l'idea di promuovere l'adozione della nuova definizione di antisemitismo dell'AIRA nelle pubbliche amministrazioni. Consentitemi una breve postilla. Che cos'è l'AIRA? L'AIRA è un International Holocaust Members Alliance, cioè l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che è un'organizzazione intergovernativa che raccoglie 31 paesi, di cui l'Italia. E nel 2016, scusate, in occasione dell'assemblea plenaria di Budapest, presentata da Yehuda Bauer, storico anche studioso dell'Olocausto presso la Hebrew University, è stata presentata questa definizione di operativa di antisemitismo. È una definizione, diciamo, molto nuova, all'avanguardia, perché da un lato stigmatizza fortemente la trivializzazione della Shoah e la morte di 6 milioni di ebrei, e tra loro anche, ricordiamo, 1,5 milioni di bambini, e riconosce per la prima volta la lotta contro l'antisemitismo. Infatti, per la prima volta introduce l'idea del nuovo antisemitismo, quale interpretato come antisionismo, cioè riconoscendo, facendo un passo ulteriore, la necessità agli ebrei vivi di potersi difendere e di vedere riaffermato il diritto di Israele di avere il proprio paese e di esistere. Quindi parifica l'antisemitismo all'antisionismo. È una definizione, diciamo, che si compone di due parti. Una generale, che non può non trovarci d'accordo, parla di una certa percezione degli ebrei, se mi consentite la vorrei leggere. Dice: l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei e non ebrei, o alla loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto. Quindi è una figura, diciamo, retorica che in un certo senso ci aiuta a entrare nel merito del problema, ma è la seconda parte, quella che introduce una connotazione nuova e anche rivoluzionaria di antisemitismo, in cui vengono esemplificati, dati 11 indicatori, indicators, chiamateli come volete,
in base alla quale siamo in grado di stabilire se vi è antisemitismo o non vi è antisemitismo. Ora, questo non è un convegno che vuole parlare della definizione fine a se stessa, vorrei solo semplicemente puntualizzare l'attenzione su solo 3-4 aspetti che riguardano specificatamente Israele, perché oggi parlare di Israele è sempre più difficile ed è una realtà purtroppo non ancora accettata, quindi il nostro dovere farlo è il nostro dovere parlarne. Quindi uno degli esempi dell'AIRA è quello di accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione. Questo è il principio della doppia lealtà, è un principio fascista nato anche vissuto purtroppo nel nostro paese, perché ricordiamo che l'antisemitismo oggi è una realtà che è tuttora viva, vivente. Di antisemitismo si muore, è una forma di intolleranza e di odio che uccide, e io vi vorrei anche ricordare anche qui brevemente alcuni casi. Cioè, in Italia abbiamo avuto nel 2019 251 episodi di odio, 197 nel 2018, 130 nel 2017, quindi è un fenomeno nettamente in aumento, e su questi temi si è anche acuita, diciamo, il negazionismo, perché dai dati Eurispes, per esempio, risulta che gli italiani che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta sono aumentati di 7 volte in 15 anni. Quindi questo è gravissimo, e l'AIRA non fa altro che opporsi a questo tipo di impostazione, purtroppo. Tra gli altri esempi, accusare i cittadini ebrei, gli ebrei, il diritto di autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo. Quindi a tutti gli altri popoli si consente quello che agli israeliani e agli ebrei non è dato fare. Ancora, il principio del doppio standard, applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele, richiedendo un comportamento non atteso e non richiesto a nessun altro Stato democratico. Quindi applicare ad Israele uno standard di moralità che di fatto non viene richiesto a nessun altro Stato. Ancora, usare simboli e immagini associati all'antisemitismo classico, per esempio l'accusa di deicidio e della calunnia del sangue, per caratterizzare Israele e gli israeliani. E vi assicuro, e qui lo posso dire anche professionalmente, che diciamo questo simbolismo è ancora attuale e presente, si è verificato nella nostra città. Infine, fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti. Perché? Perché abbiamo assistito a un'introversione dell'applicazione agli ebrei dei principi dei loro stessi persecutori, per cui Israele diventa un paese colonialista, razzista, imperialista. Infine, considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele. Ora, noi diciamo che Israele può e deve, alla stregua di qualsiasi altro stato nel mondo, può essere, il governo israeliano può essere criticato, ma questo non significa non riconoscere l'esistenza di questo paese. Quindi è una definizione che tiene conto della natura, come dire, elastica nel tempo e anche nello spazio di antisemitismo. E oggi è importante perché l'Europa ha invitato, con la risoluzione del Parlamento europeo del 1° di giugno del 2017, ha invitato gli Stati membri ad adottare questa nozione di antisemitismo, e con una dichiarazione del Consiglio UE del 2 febbraio dell'anno scorso ha fatto oltre, perché ha chiesto di adottare tutta la definizione con gli indicators. Faccio una piccola postilla: anche qua lo Stato italiano, il governo italiano, lo scorso 27 gennaio del 2020 ha accolto la nozione dell'AIRA, cioè vuol dire che ha accolto la sua definizione, ma all'inizio non aveva, generale di cui parlavo prima, ma non aveva accolto tutti gli indicatori. Dopodiché c'è stata un po' una sommossa delle varie associazioni comunità ebraiche, per cui ha modificato, rettificato questa impostazione, e quindi ha accolto
anche le, diciamo, gli 11 indicators, indicatori. Dico questo perché ci tornerà utile successivamente. Oggi i protagonisti di questo incontro non siamo noi, ma saranno gli amministratori locali che hanno deciso di fare propria la definizione dell'AIRA. Posso dire che in tutte le mozioni che sono state presentate dagli amministratori che vi presenteremo, gli indicatori sono stati fatti propri nelle mozioni e anche dai comuni che già l'hanno approvata, perché qui avremo, diciamo, parleremo con vari sindaci, consiglieri comunali che hanno presentato la mozione e ci diranno a che punto siamo con l'approvazione all'interno del Consiglio Comunale, perché lo scopo è quello di far calare la definizione dell'AIRA all'interno dell'ordinamento giuridico dei nostri enti locali. Infatti, con questo incontro vorremmo celebrare un nuovo modo di proporre l'area, cioè l'area. Noi siamo stufi di fare dei congressi in cui parliamo e spieghiamo che cosa è l'antisemitismo. Finalmente abbiamo di fronte uno strumento operativo che consente di controllare l'operato politico, e quindi far calare nell'amministrazione locale certi principi. Ecco dov'è il passaggio ed ecco perché le nostre associazioni, Livorno, Torino, si sono fatte parte dirigente in questo. Ma prima di presentarvi, diciamo, i protagonisti, vorrei ringraziare, diciamo, gli intellettuali presenti, Massimo, Angelo Pezzana, Taradas e anche i presidenti delle altre associazioni che fanno parte anche di altre sigle che non sono quelle dell'Unione delle Associazioni Italia Israele, ma che comunque sono degli amici sempre cari e sempre benvenuti. E in particolare vorrei ricordare la collega Cristina Franco, presidente dell'Associazione Italia Israele di Savona, che da gennaio scorso già ha lavorato duramente per l'adozione della definizione nel comune di Finale Ligure e in regione di Liguria. Infatti vedremo più tardi anche un breve video del consigliere Angelo Vaccarezza, all'amico Diamanti che ha portato la stessa mozione a Frosinone. E a loro, come a tutti gli altri, diciamo che sarà solo l'inizio di una collaborazione che deve vedere tutte le nostre sigle, le nostre forze intellettuali, morali, umane unite. E ritrovarci tutti uniti attorno a questo obiettivo ci consentirà di ricreare una unità assolutamente necessaria per questa complessa battaglia da affrontare nel nome dell'antisemitismo e della sua forma più moderna, che è l'antisionismo. Questo perché la partita più alta in gioco è il definitivo abbandono dell'odio contro gli ebrei ed Israele. Battaglia che può e deve essere combattuta solo se sapremo rimanere insieme. Perché, come diceva Ugo La Malfa, profeticamente, la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme. Allora oggi siamo qui per celebrare questi amministratori virtuosi, bravi, avveduti, illuminati. Non prima però di avere detto grazie a Rabbi Carlo Stapiero, che è qua, che ci parlerà in nome del Maccabi World Union. Welcome, Rabbi Carlos. Vi prego, fate parlare, avviate, per favore, Astrid, per favore, puoi dare. Unmute. Now you can hear me. Yes. Yeah. Buonasera a tutti, è un piacere essere con voi, amici toscani e piemontesi. Io parlerò in italiano. Amo l'Italia e visito regolarmente ciascuna delle sue regioni. Avete costruito un paese meraviglioso. Amo l'Italia. Ho il piacere oggi di aderire a questa splendida iniziativa dell'Associazione Italia-Israele di Livorno e di Torino. Ringrazio di cuore la dottoressa Celeste Vicchi per la sua devozione e il suo continuo lavoro nel promuovere questa causa. Davide Semer, presidente del Maccabi Europa. Claudia De Benedetti, presidente del Maccabi Torino, ed io siamo venuti a nome del Maccabi Europa e dell'Unione Mondiale Maccabi con mezzo milione di membri in 80 paesi di tutti i continenti per
esortarvi ad unirvi ai governi di paesi, sindaci di città e comuni, politici, pensatori, scienziati, artisti, scrittori, tutti uomini e donne di buona volontà nell'adozione della definizione di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Si tratta in breve dello sforzo profuso e impegnato per estirpare dal cuore dell'Occidente e dell'Italia in particolare un odio accumulato in 1900 anni di demonizzazione del popolo ebraico, ciò che chiamiamo antisemitismo o giudeofobia. L'antisemitismo è l'odio contro il popolo ebraico trasformato in una dottrina che viene insegnata di generazione in generazione e il suo contenuto è mutato e si razionalizza in modo diverso, ma è lo stesso odio. Come dottrina nasce in Occidente con l'accusa di un popolo deicida. Cosa può essere peggio dell'assassinio di Dio? Raggiunge il suo picco più spregevole, omicida e genocida, ma non la sua fine con il nazismo, responsabile dell'omicidio della stragrande maggioranza degli ebrei europei, 6 milioni di ebrei e tra loro 1,5 milioni di bambini. Dovete sapere, e questo è importante, dovete sapere che prima che l'Italia fosse conquistata dal nord dalla Germania nazista, le sue autorità si rifiutarono di deportare gli ebrei italiani nei campi di sterminio. L'Italia, anche la peggiore Italia razzista, si rifiutò di prendere parte al genocidio contro il popolo ebraico. Ora siete responsabili e chiamati ad accrescere gli sforzi di questo meraviglioso paese e della sua gente così calorosa, fornendo alle sue città e comuni gli strumenti per sradicare l'odio omicida antisemita. Il più potente di questi strumenti è proprio la definizione di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, con l'inserimento di tutte le sue componenti che espongono in modo chiaro e palese i volti vecchi e nuovi dello stesso odio millenario che ha travolto gli ebrei persone e continua a segregarlo. Voi siete un gruppo di illuminati. Voi portate luce a un'Italia che merita il meglio dei suoi figli, il meglio dei suoi ideali. Questo incontro dei comuni mira proprio a questo: bandire l'oscurità dell'odio antisemita dalle sue città e dai suoi comuni, diffondendo così la luce della verità, della tolleranza, della fratellanza e del rispetto reciproco. Siete gli autori di questa grande opera. David, Claudia e io, onorati della vostra presenza e della vostra leadership, e vi benediciamo per questo. Grazie. Grazie a nome dell'Unione Mondiale Maccabi e del Maccabi Europa. Continuate con questo ottimo, ottimo lavoro. Grazie. Grazie davvero per queste parole
toccanti che ci faranno da sprone per andare avanti, soprattutto a questi amministratori avveduti. Grazie Rabbi Carlos, grazie davvero. Allora a questo punto passerei la parola a David Mesmer, presidente del Maccabi Europa, dopodiché la passerei ad Angelo Pezzana, ad Astrid, tu che stai alla regia. Grazie. Thanks for coming, David, and thanks for joining us. Very glad to be here. Allora, grazie Carlos. Sono seduto qui nel mio ufficio ad Amsterdam, ma proverò a fare il mio breve discorso in italiano. Per Grazie. favore, perdonami per aver letto la mia nota. Cari amici, amici della regione Piemonte e della regione Toscana, cari capi comuni e consiglieri, cari membri dell'Associazione Israele-Italia a Torino e qui a Livorno, e molto specialmente gentile Celeste Vicchi, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Livorno. Cari amici del Maccabi World Union, sono profondamente onorato di aprire questo incontro straordinario in cui regioni e comuni nelle regioni si assumono la responsabilità della lotta in Italia contro l'antisemitismo. In qualità di presidente del Maccabi Europe, la più grande confederazione del Maccabi al mondo con 40 paesi in Europa, c'è da questa settimana includi anche il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Sono lieto di prendere parte agli enormi sforzi del Maccabi World Union e della nostra confederazione, combattendo contro coloro che promuovono l'odio contro il popolo ebraico. In realtà, il Maccabi Europe è stato fondato come una vera opzione per gli ebrei per evitare l'antisemitismo e iniziare a costruire il nuovo paradigma del popolo ebraico che in Europa con la fondazione dei primi club 126 anni fa. Da allora il Maccabi è cresciuto enormemente in Europa. Ovviamente l'Olocausto ha tolto la vita alla maggior parte dei membri del Maccabi in questo continente, ma siamo stati in grado di ricostruire la nostra attività secondo i nostri valori nella stragrande maggioranza dei paesi del Maccabi. Saluto tutti voi e vi ringrazio ancora per aver portato ragione, verità e giustizia e la fine dell'odio a questo meraviglioso paese, l'Italia. E spero che questo incontro produca i frutti più eccezionale per riparare insieme il mondo. Grazie il mio riconoscimento e come diciamo al Maccabi, sii coraggioso e forte, Chazak ve'Emets, Shalom. Shalom, Chazak ve'Emets, grazie, grazie per queste bellissime parole e grazie, sappiamo anche che ci manda un saluto particolare il passato ambasciatore israeliano in Italia, Naor Gilon, e quindi siamo onorati di questo. A questo punto io passerei diciamo, la parola ad Angelo Pezzana e non me ne vorrà per questo Dario Peirone. Prego Angelo, grazie per essere dei nostri, per essere intervenuto. No, non voglio portare via il tempo a Dario che sta facendo un lavoro molto importante con la Regione Piemonte. Volevo però, di fronte a queste bellissime parole di amore nei confronti dell'Italia, non vorrei che i nostri amici che vivono lontano dall'Italia si immaginino che ci sia questo trasporto nell'accogliere quanto è scritto per combattere l'antisemitismo e l'antisionismo, sia poi seguito da delle azioni e dei fatti. Io mi occupo, sono più coinvolto nella realizzazione di quanto uno promette.
è per questo che il lavoro del Maccabi è molto utile, perché parte da piccole realtà che poi alla fine condizioneranno le autorità massime. Ora vi faccio solo un esempio. L'Italia, tutte le risoluzioni che vengono firmate, accettate, messe in pratica sia dall'Unione Europea, all'ONU, a tutti i livelli, adesso anche dal Tribunale Europeo dell'AIA, vota sempre, sempre le risoluzioni che condannano Israele. Eppure tutti i governi italiani, da sempre, sono pronti a fare dichiarazioni di grande amicizia con Israele, ma non l'hanno mai dimostrata, perché hanno sempre votato e continuano a votare contro Israele. La Commissione per gli Esteri del Ministero degli Esteri dell'Italia non perde occasione per votare contro Israele. Ora noi dobbiamo arrivare a una forma che preveda una sanzione, perché nessuna legge potrà mai essere applicata se non c'è una sanzione contro chi si comporta in maniera opposta. Bisogna fare attenzione, salveremo sempre la libertà di opinione, ma dietro alla libertà di opinione si nascondono sempre i politicanti, e dico posto politicanti e non politici, perché da un lato trovano gli ebrei intelligenti, bravi, tutti i meriti, poi quando c'è da votare votano contro. E allora questo noi dobbiamo proprio mettercelo davanti come battaglia, come lotta per impedire che questo continui. Quindi il lavoro fatto anche nei comuni più piccoli, come credo che fin dagli inizi Celeste, io ero un po' dubbioso dell'importanza del piccolo rispetto al grande, e invece no, tanti piccoli fanno poi un grande. Noi dobbiamo sommergere i nostri governi nazionali, che andare avanti così non si può più. Ci vuole una legge che esca sulla Gazzetta Ufficiale e che poi condanni. È successo già in Austria, per esempio. Noi dobbiamo sanzionare chi vota contro Israele, perché il modo di odiare gli ebrei oggi è quello. Tutti, quasi nessuno, tranne i più ignoranti, criticano gli ebrei, anzi vengono subito sanzionati a parole, verbalmente. Noi dobbiamo arrivare invece a qualche cosa di forte che solo il governo poi può fare, ma la riunione insieme, tutti insieme, dei piccoli, perché noi siamo piccoli, però possiamo diventare grandi nel risultato. Grazie. Grazie, grazie Angelo, dall'uomo veramente avveduto quale tu sei, hai colto pienamente il senso di questa operazione e di queste proposte che le nostre associazioni sono impegnate a fare con i comuni, con i piccoli, perché è la cultura del cambiamento, parte proprio di lì, dalla base, come è necessario anche l'adozione legislativa di una norma che intervenga duramente anche poi a sanzionare, come tu dicevi. Allora a questo punto possiamo, grazie ancora Angelo, possiamo passare e dare la parola a Dario Peirone, amico e presidente dell'Associazione Italia-Israele di Torino. Ciao Dario, caro. Ciao Celeste, grazie mille per questo invito, e mi fa molto piacere che Angelo abbia parlato prima di me, perché tutte queste iniziative che abbiamo fatto in Piemonte sono state proprio frutto di discussioni e condivisioni, insomma, tra me, Angelo e Claudio De Benedetti, che è insomma parte fondamentale all'interno di tutto quello che è successo. Saluto davvero gli amici del Maccabi World Union, David Besman e soprattutto Raf Tapiero, che abbiamo accolto qui a Torino con grande piacere, speriamo di riaverlo quanto prima nella nostra città. È stato un sogno che ci è venuto in mente quando lui è venuto proprio a Torino a fare una conferenza e ci ha spiegato questo concetto degli ambasciatori della verità, che ci è piaciuto subito, perché ed è piaciuto subito anche all'assessore Fabrizio Ricca, che non credo che oggi riesca a collegarsi, se ci riesce tanto meglio, ma è un giovane politico della regione Piemonte, che è assessore anche alle politiche giovanili,
grande amico di Israele storicamente, e che voleva qualcosa che fosse nuovo nella lotta all'antisemitismo. Perché purtroppo la lotta all'antisemitismo ha un problema che molte volte viene presentata in una maniera non efficace. E quando dico non efficace lo si sente in tanti discorsi che abbiamo nel giorno della memoria, che di fatto rappresentano un atteggiamento del tipo quanto siamo stati cattivi con il popolo ebraico, ci dispiace, non lo faremo più. Questo non è un atteggiamento che comprende che cos'è l'antisemitismo, perché se noi andiamo a vedere quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, l'antisemitismo è strettamente collegato al fatto che è scoppiata una guerra mondiale e ci sono stati 6 milioni di morti nel popolo ebraico e ci sono stati 60 milioni di morti al di fuori del popolo ebraico. Il Venezuela di Hugo Chavez ha avuto l'antisemitismo come punto focale. Si è visto come ha ridotto uno dei paesi più ricchi del mondo dal punto di vista delle risorse economiche. Quindi il messaggio che bisogna veicolare è che l'antisemitismo non è un problema degli ebrei, è un problema dei non ebrei. E c'è un popolo che ne ha subito le conseguenze, e cioè il popolo ebraico, che guarda caso è anche il popolo che si è attrezzato meglio di qualunque altro popolo per combatterlo. E avendo perfettamente coscienza di doverlo combattere innanzitutto da se stesso, quindi attraverso il suo Stato, che si chiama Stato di Israele, che è il simbolo di come il popolo ebraico ha deciso di combattere l'antisemitismo. Ed è per questa ragione che va studiato come funziona Israele e qual è lo spirito di Israele, e tutti i giovani devono capire che cosa rappresenta Israele. Perché è il modo migliore anche per combattere l'antisemitismo in casa nostra, perché è il perfetto simbolo della lotta all'antisemitismo e di come l'antisemitismo si può sconfiggere. Quindi questo è un po' un messaggio nuovo che vogliamo cercare di dare attraverso questo programma che faremo in Piemonte, che si chiama Ogni giorno è il giorno della memoria, che mira proprio a dare una rappresentazione innovativa di queste tematiche ai giovani, ai ragazzi, dalle scuole medie in avanti, grazie alla Fondazione Ebraica della Cultura Ebraica di Casale, a Claudio De Benedetti e al Maccabi World Union, per formare degli ambasciatori, quelli che chiamiamo proprio gli ambasciatori della verità, che saranno poi quelli che dovranno trasmettere, visto che purtroppo la voce dei testimoni mano a mano sta scomparendo, dovranno trasmettere questo modo di combattere l'antisemitismo e questo nuovo spirito che è incarnato in Israele, cioè di un popolo ebraico che nonostante tutto quello che ha subito è rivolto al futuro e che è un messaggio da cui tutti dovremmo imparare qualcosa. Questo è anche quello che ci dice la definizione dell'AIRA, e per questo è importante, come diceva Angelo prima, che tutti quelli che votano contro vengano riconosciuti. E questo sta nello spirito della seconda iniziativa che noi come Associazione di Torino abbiamo anche proposto insieme all'assessore Fabrizio Ricca, cioè di presentare l'adozione della definizione dell'AIRA in maniera completa al Consiglio regionale del Piemonte. E facendo sì che venga promossa l'adozione di questa definizione anche rispetto alle istituzioni culturali, come l'università, per esempio, e le associazioni sportive, in modo che non ci siano mai dubbi o equivoci rispetto a che parte si sta. Perché nel momento in cui sorgono dei dubbi o degli equivoci bisogna stanarli e farli emergere. Quindi queste sono due cose che io consiglio veramente di adottare a tutti gli amministratori locali che sono collegati. Due iniziative politiche di forte impatto, che non sono soltanto la cittadinanza onoraria a dei superstiti della Shoah, che è sicuramente una cosa importante da fare, ma ormai non basta più. Quello che è importante far capire è che non stiamo parlando di una serie di brutte azioni che bisogna ricordare. È un pericolo vivo, costante e che è legato alla vita di tutti noi, che può far peggiorare la vita di tutti noi, che può far peggiorare il futuro di un paese. Quindi
Credo che la partecipazione dei comuni, in questo caso della Regione Piemonte, perché il progetto è partito da lì, la partecipazione di più comuni possibile a questo progetto, ogni giorno è il giorno della memoria, sia fondamentale, e credo che ogni ente locale che adotta la definizione dell'AIRA dia un contributo al futuro di questo paese, non soltanto alla lotta all'antisemitismo o in favore al popolo ebraico, ma al futuro del nostro paese. Grazie. Grazie Dario per queste parole. Infatti l'adozione dell'AIRA è un regalo che ciascun amministratore, ciascun comune dona alla propria collettività. Grazie per le tue parole. E adesso inizierei dando la voce a loro, ai protagonisti, e inizierei, ve lo consentirete, anche dalla mia città, dalla consigliera Cristina Lucetti di Livorno, che è consigliera prima firmataria, ed ecco lei che ha portato la mozione al comune di Livorno, e è stata la relatrice di questa della mozione, alla quale ho avuto, diciamo, l'onore di poter partecipare, e quindi darei la parola a Cristina. Cristina Lucetti, c'è? Sì, mi sentite? Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera. Davvero, grazie per aver partecipato. Buonasera, grazie a voi, grazie dell'invito. Insomma, sto partecipando a una serie di iniziative e veramente vi ringrazio molto, perché insomma, sono veramente soddisfatta e da livornese anche orgogliosa del lavoro che stiamo facendo a Livorno, e in particolare nel comune di Livorno, l'amministrazione livornese. Io sono un consigliere comunale del Partito Democratico e insomma, da quando è cominciata questa consigliatura ho cercato di dare un contributo fattivo a tutte le questioni, appunto, di cui stavate parlando proprio adesso, alla questione soprattutto di come portare avanti una lotta contro un fenomeno che è quello dell'antisemitismo, che purtroppo sta cambiando. Diciamo, rispetto al passato, lo definirei un antisemitismo quasi di nuovo conio. E questi fenomeni purtroppo si sono verificati in molte città, e purtroppo è capitato anche a Livorno. Devo dire che Livorno, insomma, è una città simbolo, è la città simbolo, no? Per quel che riguarda l'integrazione. In questo caso fra livornesi e ebrei, non esisterebbe una storia di Livorno senza la storia della comunità ebraica. Veramente siamo un binomio inscindibile che ha scritto, appunto, come dicevo, la storia di noi livornesi. E quindi, insomma, questi fenomeni allarmanti che hanno visto poco tempo fa purtroppo protagonista il rabbino, insomma, che ha ricevuto delle offese, insomma, centro, nella zona proprio vicino anche alla sinagoga, oppure la comparsa di simboli sulle saracinesche di attività commerciali. Insomma, sono stati veramente segnali sgradevoli, brutti, sicuramente da condannare. Ecco perché, diciamo, da quando sono appunto, faccio parte del consiglio comunale, ho cercato di mantenere sempre alta l'attenzione su questi fenomeni. Ci tengo a dire anche che sono un insegnante e ho sempre portato avanti dei progetti. Non so se adesso, scusatemi perché appunto avevo gli scrutini e ero a lavorare, non so se è collegato il presidente della comunità ebraica di Livorno, Vittorio Mosseri, con il quale, che ringrazio, perché devo dire che ci ha sempre consentito come scuola e come amministrazione di portare avanti tante belle iniziative appunto per riguardo alla memoria. Ultima, proprio a gennaio dell'anno scorso, la Run for Mem, che ha avuto una partecipazione veramente veramente importante. E come dicevo, ho cercato sempre di mantenere alta questa, cioè, l'attenzione su questi problemi, sia come consigliere comunale che come insegnante, e devo dire che in quest'anno, anno e mezzo di consigliatura, ho presentato intanto una mozione per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, assolutamente dovuto, e siamo stati fra i primi comuni a portare questa mozione e appunto approvarla all'unanimità, ci tengo a dirlo, perché ci sono delle questioni
che vanno oltre, no, le questioni e paletti politici. Dopodiché ho cercato appunto di mantenere alta anche l'attenzione su quello che è il lavoro che svolge la Commissione speciale, che anche quello insomma è un elemento di ulteriore, come dire, campanello di allarme. Però questa volta spero e credo di aver, insomma mi sembra di aver capito, come dicevo ho partecipato ad altre iniziative, in Toscana siamo il primo comune ad aver presentato questa mozione, appunto della quale io sono prima firmataria, l'ho scritta e l'ho presentata, e devo ringraziare tutti i membri della commissione specifica, perché insomma questa mozione è stata accolta di buon grado e condivisa, cioè l'adozione nello statuto comunale della definizione dell'AIRA. Come dicevo, mi sembra un atto assolutamente dovuto per contrastare e per combattere i fenomeni appunto di cui stavamo parlando. Ora siamo già, faccio un attimino la situazione, non so se è collegato anche il presidente della commissione. Quindi lo potrà anche confermare, magari insomma, diciamo che questa mozione è stata ben accolta, adesso diciamo è semplicemente un lavoro che, degli uffici, quello di adeguare diciamo lo statuto, la norma alla definizione, però insomma è passata questa proposta, e anche quella di adottare proprio quelli che sono i criteri per valutare quando si tratta di, perché a volte insomma anche circoscrivere linguaggio, atteggiamento, parole entro definizioni precise, entro paletti ben precisi, aiuta veramente a riconoscere e a condannare tutti quegli atti, quegli atteggiamenti che si definiscono, che sono antisemiti. Grazie. Io mi fermerei qui perché anche Celeste mi ha insomma pregato di essere sintetica, più di così non potevo. Grazie. E veramente, veramente grazie di cuore e un saluto a tutti. Buon proseguimento. Prezioso. Buon grazie. Lavoro. Grazie, grazie. Allora passo velocemente la parola a Carlo Chiozzi, che è presidente, eccolo, della Commissione Affari Istituzionali di Livorno, che ha presieduto la commissione in cui è stata approvata la mozione AIRA a Livorno. Prego, grazie Carlo. Grazie, io ringrazio la dottoressa Vichi come organizzatrice dell'evento, ma anche per la partecipazione alla commissione che mi vedeva presiedere. Porto i saluti del partito che rappresento, che è la Lega, e anche della presidente della commissione, io sono il vicepresidente, Giulia Pacciardi. Ho avuto l'onore di presiedere la commissione dove è arrivata la mozione, dove ha partecipato, lo dicevo prima, anche la dottoressa Vichi e anche il presidente della comunità ebraica di Livorno, e devo dire che c'è stata un'unanimità da parte di tutti i gruppi consigliari presenti nel voler adottare questa definizione. La mozione elencava grosso modo tutti i vari punti, tutti gli indicatori, però io ho voluto che all'interno della stessa fosse proprio specificato che il Comune di Livorno adottasse la definizione di AIRA. Questo è fondamentale per quello che diceva anche il dottor Pezzana, perché oggi l'odio non è contro solo ed esclusivamente il popolo ebraico, ma c'è un odio, tra virgolette, così subdolo, che è contro Israele. E quindi, siccome la definizione specifica bene quello che è lo Stato di Israele, che è fondamentale da tutelare da parte di tutti e da parte di tutti i popoli e da tutte le nazioni, la definizione AIRA per questo deve essere presa in considerazione e deve essere adottata completamente nella sua versione completa da tutte le amministrazioni. Dal punto di vista burocratico, e cerco di essere il più veloce possibile per dare spazio anche a tutti gli altri, la Commissione ha dato l'ok a questa mozione, che andrà in Consiglio, penso sarà votata all'unanimità, successivamente ritornerà in Commissione, nella Commissione consigliare, dove dovremo trovare all'interno dello Statuto il luogo dove inserire tutti questi principi. Allora, il dibattito che c'è stato è stato molto, non tanto sulla definizione, ma su come concretizzare questa adozione.
e io ho trovato una soluzione che è quella dell'inserimento all'interno dell'articolo 4 dello Statuto di Livorno. L'articolo 4 parla dei valori fondamentali del Comune e quindi dello Statuto e del Consiglio Comunale, e quindi l'inserimento di questa definizione all'interno dei valori fondamentali del Comune fa sì che questo diventi un elemento fondamentale della nostra, del nostro Comune, appunto, che andrà sicuramente ad approvare in toto questa definizione. Io ringrazio ancora tutti. Grazie per la brevità e grazie per queste preziosissime note tecniche. Grazie infinite. E passo la parola a Patrizio Loprete, membro, eccolo, del Consiglio Comunale di Santa Luce e, nonché aspetto più importante, assessore alla cultura, che anche a Santa Luce possiamo dire che è stata adottata la definizione di antisemitismo AIRA. Prego, Patrizio. Sì, buonasera a tutti, sì. Grazie. A brevità, grazie. Sì, cercherò di essere breve, però sì. Allora, grazie dell'invito. Grazie di tutto il lavoro che state facendo, perché ci avete dato, almeno per quanto riguarda il Comune di Santa Luce, di in qualche modo di riattualizzare la giornata della memoria. Quando Celeste ci ha inviato questa proposta, noi l'abbiamo colta con favore. Perché? Perché sono state già dette delle cose molto interessanti, cioè bisogna ridar gambe e bisogna riattualizzare una giornata, un aspetto molto culturale, superando anche degli aspetti di retorica che in questi anni ci sono stati, e soprattutto in un momento in cui anche le testimonianze stanno diventando più labili. I comuni sono fondamentali, perché sono la prima porta per il cittadino. Il cittadino vede lontano la regione, vede, figuriamoci, il Parlamento. A chi si rivolge? Si rivolge al comune, e dal comune che possono nascere tante iniziative. Ricordiamoci che il comune non deve fare solo aggiustare le strade, il comune è un elemento, un ganglio fondamentale per la disseminazione culturale, per fare cultura. Quindi noi abbiamo colto con grande favore questa cosa, abbiamo approvato all'unanimità integralmente la mozione, e quindi abbiamo voluto dare di nuovo una testimonianza, che non è solo una testimonianza, ma è un attualizzare la memoria. Quindi vogliamo dare al nostro territorio, che è un territorio molto particolare, perché da anni ha sempre dimostrato di essere un territorio molto pluralista, molto democratico, accogliente. Ricordo che non oggi, ma ben 40 e passa anni fa, sul territorio di Pomaia si è insediata una piccola comunità tibetana, che per oggi ci può sembrare normale, ma 40 anni fa in un comune agricolo vedere delle persone di altro colore, di altre cose, eppure sono ancora qui, che vivono, si sono integrati. Questo è un esperimento molto importante. E quindi, ecco, per questo abbiamo accolto con grande favore questa proposta. Io credo che ci sia molto da fare, perché l'antisemitismo è ancora un elemento purtroppo presente. C'è da lavorare molto nelle scuole. Io a volte vado nelle scuole e mi accorgo quanto sia ancora molto da ragionare su tutto il Novecento. È un periodo storico su cui molte volte trovo una ancora molte lacune. Sanno molto delle guerre puniche dei romani, però forse non sanno bene che cosa è successo in quello che Osman definiva il secolo breve. Cioè, quindi ecco, io direi che siamo molto felici di lavorare con voi. Io sono stato, ho apprezzato molto la collaborazione con Celeste, e io credo che mi candido a fare l'ambasciatore. Grazie. Grazie, sarai il nostro ambasciatore. Patrizio è stato il primo ad aver veramente accolto con grandissimo entusiasmo questa cosa, va detto, e ti rende grande onore. Adesso passo la parola a Giuseppe Pezzetto, sindaco di Cournier. Buonasera sindaco. Sì. Buonasera. Beh, intanto vi ringrazio per l'invito. Io forse sono un po' l'ultimo arrivato, quindi anche da un punto di vista procedurale
siamo proprio alle fasi iniziali, alle battute iniziali. Devo dire che questo incontro, almeno sino ad ora, è stato estremamente interessante anche per gli spunti a cui potrò attingere. Io faccio il sindaco in una comunità da 9 anni di 10.000 abitanti all'interno del Canavese, è una zona ai piedi delle montagne del Parco Nazionale Gran Paradiso. Lo dico per anche contestualizzare un attimino un po' di storia. Questi territori sono territori che comunque hanno dato molto durante la Seconda Guerra Mondiale come resistenza. La città di Quarnier, di cui sono onorato di essere sindaco, e medaglia d'argento proprio per l'impegno della popolazione durante la resistenza e per tutta una serie di gesti oggettivamente eroici da parte di gente semplice che si è adoperata anche nel difendere dalle barbarie la comunità ebraica che storicamente insiste e insisteva sul nostro territorio. Alla luce di quello che è anche emerso adesso, ovviamente attiveremo una serie di procedure che sono quelle che hanno previsto anche chi mi ha preceduto. È ovvio che una delle prime cose che si notano, almeno dal mio punto di vista, da un lato è la sottovalutazione del problema. Credo che forme di antisemitismo, ahimè, anche recentemente, ma molto recentemente, sia nella città di Torino, sia in zone limitrofe, ci sono stati dei gesti, degli atti, delle situazioni che oggettivamente non si possono solo attribuire all'ignoranza, ancorché l'ignoranza sicuramente in alcuni casi la faccia da padrone. Quindi io credo che sia importante lavorare insieme per far capire e per, come è stato detto prima, attualizzare la memoria. Non è un'impresa semplice, ma credo che lavorando soprattutto sulle nuove generazioni, noi lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto non soltanto nell'occasione delle diverse giornate della memoria, ma abbiamo cercato anche con un filo rouge di lavorare durante l'anno. Credo che si possa fare molto, anzi si debba fare molto. Quindi io, come prima cosa, vi ringrazio per l'invito e mi impegno ovviamente a cercare di portare avanti queste istanze nella comunità che rappresento. Questo volevo dirvi, quindi grazie davvero per l'invito. Grazie per tutto quello che potete fare, potrete fare. Grazie sindaco. E vado un po' velocemente, passo la parola al sindaco Simone Giglioli. Simone Cesare, eccolo, sindaco di San Benito. Salve a tutti, grazie. È un amico carissimo, vorrei dire, che purtroppo non è il comune di Livorno il primo a aver adottato la definizione dell'AIRA, perché non c'era bisogno di dirlo che sarebbe stato Simone a farlo. A San Miniato l'ha già fatto l'anno scorso nel mese di febbraio o marzo, non mi ricordo bene. Prima della pandemia. Prima della pandemia, e non c'era bisogno di sapere di dirlo, perché Simone è un amico di Italia, Israele e di Firenze, e anzi saluto l'amico Baldacci. Prego Simone, grazie. Sì, grazie Celeste, grazie dell'invito. Partecipo con gioia a questo incontro. Mi fa piacere, insomma, trovare tanti amici come te, il professor Baldacci, che è presidente dell'associazione, del quale mi fregio di far parte. Insomma, io penso, insomma, per noi è stato molto importante approvarlo. L'impegno come Saminiato, Città della Pace, è un impegno che viene da tanto tempo. Fra l'altro siamo gemellati da tempo, mi sembra da oltre 20 anni, anche con Betlemme. L'abbiamo fatto chiaramente con, l'ho trovato dalle amministrazioni precedenti, ma che naturalmente rivendico con continuità. Però ecco, l'impegno che vogliamo mettere nella pacifica convivenza, in questo caso del Medio Oriente, che è una terra che, insomma, ne ha subite e ne sta ancora subendo, in una pacifica convivenza con il diritto ad esistere di tutti gli stati, compreso Israele, perché tante volte io sento delle cose abominevoli anche da persone che poi magari durante la giornata della memoria fanno la morale,
ma poi quando invece si vogliono buttare a mare un'intera popolazione, che è quella ebraica, o addirittura si nega il diritto ad esistere dello Stato di Israele, ecco, io penso che si fomenti e si alimenti quel brodo di cultura, quel brodo culturale nel quale poi è nato l'Olocausto. Ecco, tutto questo, il miglior antidoto a tutto questo è appunto difendere Israele e usare quello che Giovanni Spadolini definì Israele come stato rifugio e come uno stato che è il miglior antidoto affinché quello che è successo non succeda mai più. Quindi ecco, tutte le persone che si dicono democratici dovrebbero avere a cuore l'esistenza di Israele, e la definizione dell'area appunto mette al riparo quello che è l'antisemitismo più subdolo, è l'antisemitismo che appunto nega il diritto di esistere a Israele e avere uno stato ebraico. Lo dicevi in apertura, non si capisce perché si neghi solo a questo popolo il diritto all'esistenza di uno stato e all'autodeterminazione. È una cosa veramente anche curiosa, se non ci fossero stati i fatti della Seconda Guerra Mondiale, forse si guardava anche con simpatia. In realtà sappiamo bene che cosa c'è sotto. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie infinite. Sandro Ceccarelli, sindaco di Guardistallo, c'è? Salve a tutti. Eccolo, salve a tutti. Grande sindaco. Ciao a tutti gli amici. Un saluto al Rav Tapiero, mi ricordo l'energia sviluppata anche l'incontro di Livorno, quindi lo saluto veramente. Mosseria, a tutti, a Gadi, e volevo tranquillizzare, cioè dare un piccolo dato. Guardistallo è un piccolo paese che fa da cerniera tra la provincia di Pisa e la provincia di Livorno, al centro della Val di Cecina, tant'è che siamo riusciti a mettere d'accordo gli Livornesi e pisani, che non è cosa facile, e a far anche, grazie alle comunità pisane e livornese, a stabilire un bel dialogo, di incontro. Guardistallo, a me piace definirlo, che è a precedenti lo definivano Munfero di Avallo, la mia pensiero è un abbraccio proteso verso la costa dei Tirreni con le spalle protette dal maschio di Volterra. E sinceramente Guardistallo ha avuto una sua grande ferita il 29 giugno del 1944, uno dei più grossi eccidi in un unico comune, perpetrato dalle frange nazifasciste su dei contadini. Guardistallo in quei giorni, pochi lo sanno, ma alcune famiglie ebree erano rifugiate a Guardistallo nel versante volterrano. Guardistallo è il primo paese al mondo, e qui Vicky non mi smentirai, che ha intitolato una piazza, il Parco della Pace, a Elio Toaff. Quindi questo è stato poi il legame che ha saldato Guardistallo alla vicinanza delle comunità ebraiche. E volevo dare un dato al signor Pezzana, che i piccoli comuni, soprattutto piccoli comuni sotto 5.000 abitanti, rappresentano il 65% della costola democratica della nostra Repubblica. Quindi il 65% dei piccoli comuni che hanno opere meno faraginose per arrivare dove si deve arrivare, come ha fatto Santa Luce, mio dirimpettaio, si fa prima con meno commissioni, tant'è che con Vicky martedì sera ci vediamo con i capigruppo e prepariamo proprio gli atti per portare in consiglio, e quindi sicuramente per la storia di Guardistallo, per la gente di Guardistallo, per cosa ha sofferto, per cosa ci accomuna in questi anni di viaggio dal 2014 insieme alle unità ebraiche di Pisa e di Livorno. La mozione, ho già parlato con i capigruppo, sarà accolta all'unanimità e portata, sottoscritta da due capigruppo, proprio a simboleggiare questa intenzione. Quindi spero anch'io, Giglioli lo invidio, perché mi cambierebbe anche a me fare questo gemellaggio, Gadi è tanto che me lo propone, un gemellaggio tosco-israele nel cuore della Val di Cecina. Quindi a cercasi amici che possano aiutare a questa operazione. Grazie Vicky, grazie veramente a tutti per la vostra amicizia, e
quando volete vi attendiamo a Guardistallo per stare anche tutti insieme. Ecco, adesso facciamo partire il video di saluto dell'assessore Gianna Gambaccini, che è assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, che ha presentato la mozione già una decina di giorni fa. Prego, Astrid, ti pregherei di far partire il video. Celeste, un attimo. Sì, ok. Intanto posso dirti che Maria Punzo... Intanto è Maria Punzo, se vuoi annunciarla magari. Ok, Maria Punzo c'è? Sì. Allora intanto facciamo parlare Maria Punzo. Maria? Si sta collegando l'audio. Ok. Scusate, siamo un pochino in ritardo, ma è molto importante che ciascuno di loro ci rappresenti adesso l'esperienza che stanno facendo. Eccola, ciao Maria. Maria? Maria, attiva l'audio. Ciao, ah, buonasera, mi sentite? Sì. Sì. Aspetta. Mi sentite ora? Sì. Ok, buonasera a tutti, grazie, buonasera. Scusate, ma come diceva Celeste, prima oggi è una giornata particolarmente impegnativa qui in comune. E, buonasera, ho ascoltato i vostri precedenti interventi fino a poco fa e devo dire che avrò molto su cui riflettere, molti argomenti che vorrò poi approfondire. Ringrazio l'amica, l'avvocato Celeste Vichi e anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, che mi hanno proposto la presentazione della mozione che adotta la definizione dell'antisemitismo così come sancita dall'IRA. Me l'hanno proposta in quanto consigliere comunale del Comune di Pisa e presidente della Commissione Cultura. La cultura, come ho sentito dire anche precedentemente, gioca proprio anche un ruolo importante nella lotta contro l'antisemitismo. Definizione approvata dalla comunità europea e in un recente scambio di opinioni anche con l'europarlamentare Susanna Ceccardi abbiamo sottolineato come questo argomento anche a livello europeo abbia trovato l'appoggio e l'unanimità di molte comunità. Credo sia importante come consigliere ogni tanto allargare il campo di azione oltre la propria realtà cittadina e dedicarsi a temi di più ampio respiro. E credo che sia quindi doveroso mettere a disposizione dell'amministrazione tutti gli strumenti necessari per la lotta contro qualsiasi forma di violenza, in particolar modo contro la lotta all'antisemitismo. Ragione per cui questa iniziativa è stata accolta con grandissimo favore dal nostro sindaco Michele Conti, anche in accordo con gli amici esponenti della comunità ebraica di Pisa, che a loro volta sono in contatto con l'associazione italo-ebraica che ha sede a Livorno di cui Celeste mi ha fatto conoscere la realtà. Questa mozione quindi credo che sarà presentata a breve in consiglio e sarà da considerarsi a mio avviso come uno strumento in più, uno strumento moderno, una bussola di orientamento per combattere e scrivere dentro una cornice ben precisa quello che oggi l'antisemitismo, in parallelo anche con quello che oggi viene considerato l'antisionismo, lotte che oggi si avvalgono di nuove armi. Pensiamo per esempio a tutte le speech hate che possono essere diffuse, sono un contenitore con una cassa di risorse
sono norme che hanno un effetto domino sorprendente per quello che riguarda proprio la violenza e la denigrazione di alcuni dei popoli. La mozione verrà presentata in Consiglio Comunale prossimamente e io mi auguro che venga accolta veramente all'unanimità, al di là di quelle che sono poi le declinazioni politiche della composizione del Consiglio Comunale. Dopodiché sarà compito dell'amministrazione, quindi degli assessori, e declinare tutti i campi possibili. Non è così. La proposta. Maria, ti sentiamo. Ripeto, è quindi uno strumento in più che ci permetterà di portare avanti una buona pratica di amministrazione. E rinnovo quindi i miei ringraziamenti all'avvocato amica Celeste Vichi. Amica, siamo amici in questo. Grazie Maria per il tuo sforzo. E è uno strumento veramente importante. L'Aira. Apprezzo. Allora, non so se è possibile, si può far partire il video dell'assessore alle politiche sociali Gambaccini? Sì. Io vi saluto e vi terrò, scusa Celeste, vi saluto e vi terrò aggiornati non appena verrà discussa il comunicato. Grazie, ci contiamo. Ciao, grazie. Ciao, no, grazie. Buonasera, intanto mi scuso per questo saluto virtuale, ma purtroppo per impegni istituzionali non sarei potuta essere presente alla riunione. E sono presente con il pensiero e con il cuore. Ho avuto recentemente l'opportunità e l'onore di conoscere l'avvocato Celeste Vichi, presidentessa dell'Associazione Italia-Israele, che in un bel pomeriggio di scambi di idee e di opinioni mi ha presentato la definizione integrale sancita dall'IRA sull'antisemitismo. E con entusiasmo, non potendo presentarla in prima persona in quanto assessore per il regolamento comunale, ho coinvolto la dottoressa Maria Punzo, presidentessa della terza commissione consigliare permanente, affinché si facesse promotrice di una mozione per coinvolgere il sindaco Michele Conti e tutta la giunta affinché venisse adottata integralmente la definizione sancita dall'IRA di antisemitismo e che fosse metabolizzata e integrata in tutti i nostri indirizzi politici e giuridico-amministrativi. Da parte mia, indipendentemente dalla risoluzione della mozione, mi impegnerò comunque per i temi riguardanti l'antisemitismo ad applicare in maniera non ideologica, non virtuale, ma concreta questa definizione. E sono onorata di poter collaborare con voi e mi rendo disponibile per qualunque iniziativa. Grazie per questo intervento dell'assessore Gambaccini che non è stata presente ma che vi saluta e ha mandato questo bellissimo messaggio. E adesso passerei la parola a Riccardo Mastrangeli, il dottor Mastrangeli, che è l'assessore al bilancio di Frosinone. Dottore, grazie. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Benissimo. Per salutare anche Luigi Diamanti che si è fatto diciamo parte attiva che il comune di Frosinone ha. Con Luigi Diamanti siamo amici da tantissimo tempo perché è un'amicizia veramente sincera, antica, e devo dire che Luigi, io faccio l'assessore da ormai 8 anni, devo dire che Luigi mi coinvolge spesso in quelle che sono le sue iniziative e quindi diciamo che mi sono lasciato favorevolmente coinvolgere dal suo entusiasmo, anche perché noi a livello di comune, a livello di esecutivo, crediamo profondamente in quelli che sono i principi ispiratori di questa mozione che andremo a presentare, andranno i nostri consiglieri comunali, perché io faccio l'assessore e sono l'esecutivo, presentare in consiglio comunale. Abbiamo deciso di presentarla in consiglio comunale, non solamente farla a livello, presentarla solo a livello di giunta, per dare anche una maggiore sostanza, una maggiore energia
alla mozione stessa e quindi coinvolgere tutta la città, una città che insomma ha una Frosinone, una grandissima tradizione di accoglienza, la comunità ebraica su Frosinone è sempre stata parte integrante di quello che è il nostro tessuto demografico e quindi c'è un'integrazione precisa e perfetta e quindi non abbiamo proprio nessun motivo, anzi siamo veramente contenti di sottoporla al Consiglio Comunale, convinti come siamo, e questo Luigi Diamanti lo sa perfettamente, che noi abbiamo sempre onorato come amministrazione, ma bisogna dire anche l'amministrazione precedente, quelle che sono le giornate della memoria, celebrandole in maniera adeguata. Quest'anno purtroppo è andata come è andata e quindi l'abbiamo celebrata solamente in maniera virtuale. E poi c'è da dire che il Comune di Frosinone ha la presenza sul proprio territorio anche del Vescovo Spreafico, che è il presidente della Commissione per il Dialogo Interreligioso. E quindi siamo stati onorati anche di avere qualche mese fa la visita dell'ambasciatore David Oren qui proprio su Frosinone, e la cosa insomma, diciamo che ci ha fatto tanto piacere. E io penso di non dover aggiungere altro se non ringraziare voi dell'ospitalità per questa chiamata, questo pomeriggio, e convinti come siamo che questa mozione insomma sarà votata da tutti quanti all'unanimità, perché già ho contattato anche i consiglieri comunali diciamo di minoranza e anche loro insomma sono convinti di votarla, perché è ispirata a quelli che sono i valori della nostra comunità, che sono quelli della pace, della coesione sociale, della solidarietà, della cultura dell'ascolto, e quindi è contro qualsiasi discriminazione. Quindi ecco, vi ringrazio, perdonatemi se sono stato molto conciso, ma io purtroppo avevo già una commissione alle 6, però insomma ci tenevo molto a essere presente, quindi diciamo che ho fatto allungare un po' il collo ai componenti della commissione, quindi grazie a voi. Grazie veramente per aver portato questo contributo proveniente proprio da Frosinone, che è una città che era della mia nonna. Benissimo, la cosa mi fa tanto piacere, saremo felici di ospitare anche lei. Grazie. E adesso farei passare il video del consigliere regionale Liguria Angelo Vaccarezza, che ha fatto un video bellissimo. Buongiorno, mi scuso se arrivo a tutti voi in questa maniera un po' particolare, ma oggi è un giorno di viaggio e ci tenevo però a dare un piccolo contributo ai vostri lavori. Io sono Angelo Vaccarezza, sono capogruppo del gruppo Cambiamo con Toti Presidente in Regione Liguria. Pochi giorni fa ho avuto il piacere e l'onore di essere il primo firmatario, ma il provvedimento è stato firmato da tutti i consiglieri regionali del mio gruppo, di un ordine del giorno che impegna il presidente Toti a portare nella conferenza Stato-Regioni l'impegno da parte del Paese per riconoscere Hezbollah anche nella sua parte politica come organizzazione terroristica. Questo impegno arriva dopo un grande risultato ottenuto l'anno scorso. L'anno scorso, sul fine della decima legislatura, il 10 di luglio, in Consiglio regionale, sempre su mia proposta, a nome del gruppo Cambiamo con Toti Presidente, ho portato un ordine del giorno votato dall'intero Consiglio, e qui sta il grande successo, per il riconoscimento della definizione dell'AIRA sulla la definizione di antisemitismo. La definizione che è sposata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, definizione che non solo stigmatizza e ricorda il martirio di 6 milioni di ebrei nel secolo scorso, ma soprattutto riconosce la necessità di consentire agli ebrei vivi di potersi difendere, e quindi parifica l'antisemitismo all'antisionismo. Di questo c'è estremamente bisogno nel nostro paese, perché il nostro paese è un paese ancora profondamente antisemita.
Vi dico una cosa, nel Consiglio regionale ufficiale, solenne, del 27 di gennaio, io ho avuto modo di polemizzare con il conferenziere, non dico il nome perché non voglio rilanciare una polemica non essendo lui presente, perché nel suo intervento, ricordando la Shoah, non ha citato una volta la parola antisemitismo. Quasi che questo sia un problema, che ci sia difficoltà. Ci sia difficoltà a dire che esiste ancora l'antisemitismo, che è nascosto qualche volta dal non peggiore, non meno odioso, dal mio punto di vista, antisionismo. Spero che tanti ci seguiranno, che tanti consigli regionali, provinciali, comunali faranno proprio la definizione dell'AIRA. C'è necessità di estirpare quello che è un male alla radice, perché l'antisemitismo non è solo il peggior retaggio del secolo scorso, degli ismi del secolo scorso, ma è anche l'antisemitismo di importazione, quello che fa parte dell'integralismo islamico su cui oggi tanto si dibatte, ma verso il cui male poco si fa. Grazie, buon lavoro a tutti. Angelo Vaccarezza è veramente stato bravissimo, è riuscito a portare anche in consiglio, nella, nel Consiglio Regione Liguria, la mozione su Hezbollah, di cui anche la collega Franco dell'Associazione di Savona si è fatta parte attiva, quindi un plauso veramente a loro per questo enorme, immenso successo. Adesso passerei la parola a Ilaria Boggi, consigliera del Comune di San Giuliano Terme. Ciao Ilaria, e ci tengo particolarmente alla sua presenza, che è una delle più giovani, delle più attive, una delle prime ad averci creduto, e anche perché questi giovani amministratori hanno un approccio totalmente privo di ideologia su questi temi, sono le nuove, rappresentano le nuove generazioni, quindi vanno sostenuti con tutte le nostre forze. Grazie. Prego Ilaria. Grazie mille Celeste, buonasera a tutti. Io ovviamente voglio ringraziare Celeste per avermi dato la possibilità di essere qui oggi. Quando mi ha posto la mia attenzione la mozione sulla adozione della definizione di antisemitismo dell'AIRA, io onestamente ne sono stata onorata e sono stata felicissima di essere stata la prima firmataria a portarla in consiglio comunale insieme a tutto il mio gruppo. Io sono capogruppo della Lega San Giuliano Terme, uno dei comuni più importanti della provincia di Pisa, il terzo per grandezza. Avete praticamente sviscerato il tema ampiamente, quindi ho deciso adesso di raccontarvi un po' come è andata durante questo protocollo. Ho deciso di protocollare questa mozione come mozione urgente, quindi non come mozione ordinaria, e l'urgenza era legata all'opportunità temporale, dal momento che c'era da poco tempo stato il giorno della memoria. Il giorno della memoria è il 27 di gennaio, nel Consiglio l'abbiamo fatto il 4 di febbraio. Il motivo dell'urgenza penso che sia palese un po' a tutti, purtroppo non alla nostra maggioranza, l'abbiamo detto, purtroppo continuano ad esserci tantissimi episodi antisemiti in Italia. Celeste stessa, l'avvocato, ha detto che ci sono stati più di 250 episodi in Italia nel 2019, un sondaggio europeo ha evidenziato che negli ultimi 10 anni è cresciuto di 7 volte il numero di persone che purtroppo ritiene che la Shoah non esista, quindi l'urgenza penso che sia implicita in tutta questa brutta situazione che purtroppo stiamo continuando a vivere. Purtroppo la maggioranza non ha voluto accettare la mozione come urgente, una maggioranza, lo devo dire, di sinistra, e con questo non voglio fare polemica, voglio semplicemente riportare il fatto, e quindi la mozione sarà discussa durante il prossimo consiglio e si accoderà all'ordine del giorno che è già in essere. Con questo io spero vivamente, mi auguro che i miei colleghi la votino tutti ad un'unanimità, perché questa non è una battaglia di stampo politico. Io vi ho ascoltato tutti con estrema attenzione e devo concordare con voi che secondo me i comuni sono il luogo più adatto dove trattare un tema del genere, perché il comune è quell'ente pubblico più vicino al cittadino e qui c'è veramente la necessità di iniziare a fare una vera e propria campagna di sensibilizzazione affiancata da una vera e propria battaglia, perché arrivare a non riconoscere Israele, il diritto di essere uno Stato, è una cosa incredibile. Non riconoscere l'esistenza della Shoah è incommentabile, non saprei descrivere, è una cosa indescrivibile. Ed è quindi così che
anche chi non è ebreo ma siede nelle istituzioni, anche chi è di destra, anche chi è di sinistra, chi è di centro, chi è rosso, chi è bianco, chi è nero, chi è giallo, deve combattere, perché se l'ingiustizia, e questo è il faro che io uso come discriminante per lavorare in consiglio comunale, non viene fatta a me, non significa che l'ingiustizia non esista. Quindi chiunque sieda nelle istituzioni ha il dovere di adoperarsi non per ciò che gli conviene, ma per ciò che è giusto. E quindi voglio finire questo piccolo intervento citando un episodio, io sono cattolica, che penso che sia simbolico, ovvero sia l'incontro tra il rabbino capo di Roma, spero di pronunciare correttamente il nome, Elio Toaf, con Papa Giovanni Paolo II. In quell'occasione Papa Giovanni Paolo II abbracciò il rabbino e in questo modo caddero tutti gli schemi e i protocolli che c'erano stati fino a quel momento e fu finalmente ricucita una frattura di secoli. E in quell'occasione Papa Giovanni Paolo II disse: siete i nostri fratelli prediletti, siete i nostri fratelli maggiori e quindi io sono pronta a lottare al vostro fianco affinché queste ingiustizie non ci siano mai più. Grazie mille. Grazie, grazie Ilaria, ci hai commosso, grazie per averci ricordato questo momento importantissimo, per l'alto senso civico con cui stai portando avanti la tua battaglia. Ricordati che comunque potrai vantare anche altri precedenti come il Comune di Livorno che hanno già adottato la mozione in modo trasversale, quindi non ci sarà alcuna giustificazione, anche nel tuo comune sicuramente arriverete all'approvazione della definizione in senso trasversale. E passo la parola a questo punto a Daniele Pizzichi del Comune di Follonica. Daniele, ciao, benvenuto, anche tu sei uno dei più giovani e siamo onoratissimi di averti. E grazie per l'impegno che hai messo in tutto questo. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Celeste per l'invito per questa interessantissima conferenza. Come vi ha detto, io sono consigliere nel Comune di Follonica. Ho già protocollato e presentato questa mozione in Consiglio Comunale. La mozione è già calendarizzata, verrà discussa e portata al prossimo Consiglio Comunale, dove ho espressamente chiesto la partecipazione in Consiglio Comunale di Celeste, dove starà lei a illustrare il contenuto di questa mozione. Penso Celeste la possa certamente illustrare meglio di me, quindi ci tenevo che lei partecipasse. Allora, come mai è importante portare questa mozione nei nostri consigli comunali? L'antisemitismo è diventata un'emergenza culturale e sociale negli ultimi anni. Questo lo possiamo affermare perché sono aumentati i casi in Germania, in Francia, in Spagna, ma anche nel nostro paese. Sono verificati molti episodi con aumenti anche di oltre il 50% negli ultimi anni. E nei giorni scorsi stavo leggendo uno studio che ha realizzato l'Euromedia Research, dove emergono dei numeri che sono preoccupanti. Me ne sono appuntati alcuni. Nel nostro paese un italiano su 5 dichiara che l'antisemitismo è in aumento. Uno su 6 dichiara di aver assistito personalmente ad eventi discriminatori e addirittura più di un cittadino su 100 arriva a pensare che l'Olocausto non sia mai esistito. Poi c'è da vedere come mai questa ostilità, questo antisemitismo. Il 14% leggo che si esprime a una versione, diciamo, contro lo Stato di Israele. E questo dato è interessante perché un'altra indagine che ha condotto nel 2019 la Commissione europea ci dice che il sentimento anti-israeliano poi si trasformerà in antisemitismo. Il 12% degli intervistati ancora è convinto che il popolo ebraico detenga uno strapotere economico finanziario
mentre un 6%, oltre un 6%, si dichiara completamente a prescindere antisemita. Sono numeri che, se li analizziamo, sono, come ho detto, sconcertanti. Numeri possono sembrare non veritieri, però purtroppo quello che emerge da queste ricerche ci dice questo. Quindi ritengo, e ringrazio Celeste per la mozione, concludo che dobbiamo combattere nei consigli comunali, nei consigli regionali, non tanto quella che è oggi l'ignoranza, ma bensì l'indifferenza. Grazie a te per tutto, ci sentiamo presto. Ciao e grazie per l'invito. E adesso vorrei concludere con un'amica e collega, l'avvocato Donatella Di Dio di Rosignano, del comune di Rosignano Marittimo, che, con la quale ho avuto un fitto scambio di telefonate, di incontri, che ha creduto fortemente in questa mozione e ha deciso di dare anche un'impronta personale a questa mozione. Quindi Donatella, prego, illustraci la tua idea. Grazie Celeste. In effetti, nel momento in cui mi è stata proposta da parte tua questa mozione da presentare nel Consiglio Comunale Rosignano Marittimo, di cui faccio parte, e volta quindi a rendere operativa questa nuova e puntuale definizione di antisemitismo proposta dall'AIRA, la mia risposta spontaneamente è stata sì. E poi mi sono chiesta perché, quindi in qualche modo la risposta è stata spontanea, la razionalità è venuta in un secondo momento. E questo perché io credo, richiamando l'Emile di Rousseau, che in fondo agli animi di ognuno di noi esiste un principio innato di giustizia, di virtù, e in base a questo principio che poi giudichiamo le azioni nostre o le altrui azioni come buone o come cattive. E questo è il principio a cui appunto Rousseau dava il nome di coscienza. E la coscienza, infatti, che guida le nostre azioni, che ci fa così avvicinare o allontanare da chi rispettivamente sentiamo intimamente vicini oppure viceversa lontani da noi. E in questo, quindi, la risposta è nata spontanea perché sicuramente vicini in questa iniziativa, in questa importante attività che va diffondendo e che mi hai proposta, è sicuramente la Buona Destra. La Buona Destra è il partito che oggi mi onoro di rappresentare, la Buona Destra che proprio per la sua natura assolutamente liberale si pone quindi in una maniera netta e decisa contro ogni tipo di razzismo, contro conseguentemente ogni tipo di antisemitismo o antisionismo, diretto o indiretto che sia. Convincimento infatti della Buona Destra è che lo Stato di Israele sia sicuramente un faro di civiltà e di democrazia nel Medio Oriente e in quanto tale da tutelare e salvaguardare, perché come giustamente rilevava il presidente Peirone, la salvaguardia di Israele è la nostra salvaguardia. Potremmo dire Israele siamo noi, e di questo noi siamo quindi profondamente convinti. E questo è quindi il richiamo forte che intendiamo fare, pertanto, come esponenti di questo partito e io in prima persona, nella società, nelle istituzioni politiche, dove siamo e dove saremo sempre più rappresentati. E ecco perché è importante quindi partire da una definizione di antisemitismo che possa essere la più ampia e la più precisa possibile, che possa quindi andare a colpire ogni e qualsiasi comportamento discriminatorio o razzista, perché vedete, c'è un principio giuridico che io amo sempre ricordare a me stessa e che è presente nel nostro ordinamento, il quale sancisce che si sancisce con queste parole: non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale al cagionarlo. Io, parafrasando in politica questo principio, dico che non agire per impedire un evento che sia l'obbligo morale di impedire equivale ad essere complici. Ecco, per me, come esponente, ripeto, della Buona Destra, la politica è coraggio, e il coraggio significa anche essere intransigenti contro ogni forma di odio, contro ogni forma di discriminazione, e impegnarsi quindi in maniera vera, in maniera reale,
soprattutto, come dicevamo, come chi mi ha preceduto sottolineava, nei piccoli passi che a livello anche di amministrazione locale diventano poi dei passi importanti e diciamo da giganti, proprio per eliminare ogni forma di odio, di discriminazioni, e impegnarsi quindi in maniera concreta a spengere anche quelle che possono sempre apparire come delle semplici ceneri dell'odio, ma che in alcun modo non possono essere tollerate, perché in alcun modo possiamo permettere la ripresa di un incendio. Quindi il sì spontaneo, successivamente razionale, e l'impegno a presentare questa mozione per renderla effettivamente operativa, perché questa definizione di antisemitismo, così come promossa dall'AIRA, sia una realtà e non solo un qualcosa di astratto. Grazie Donatella, grazie Donatella, auguri a te, al tuo partito, alla Buona Destra, e ricordo che anche i partiti politici possono fare proprio questa definizione, come le associazioni sportive. Volevo dare la parola a Biasci, ma mi dispiace, non abbiamo tantissimo tempo. Biasci del comune sempre di Rosignano Marittimo, io lo saluto e mi prendo l'impegno la prossima volta di farlo parlare, siamo in chiusura, mi perdonerà. Dai due parole, dai Roberto, due parole velocissime, scusami, vai. Dunque, due parole velocissime. Grazie. Prima cosa, ha parlato già Donatella prima di me, siamo un comune, quindi è una consigliere, si va molto d'accordo e presenteremo questa mozione, che io ci sono veramente legata al cuore. È una cosa veramente anche bella ritrovarsi su questa piattaforma a parlare di queste problematiche che stanno sempre più vedendo il quotidiano, e noi vogliamo rispondere in maniera ferrea, perché l'uomo non deve più commettere degli sbagli che hanno distrutto anche l'essere, il genere umano. Quindi noi ci siamo, portiamo avanti. Io sono legato, e grazie avvocato Vicky, che è sempre presente e ci sta sostenendo, e tutti i giorni bene o male e ci dà anche un approccio per andare avanti, e noi porteremo questo messaggio. Io sono, vi dico solo una punta, una piccola frase. Io facevo geometria a Livorno, nel 77 mio professore Canepa di tecnologia delle costruzioni, ci fu uno stage, io sono stato 6 mesi a Tel Aviv, e dico veramente una città straordinaria, un popolo unico. È l'unica democrazia dell'Occidente, ricordiamocelo sempre, nell'Occidente c'è solo una democrazia, è Israele, l'altre sono tutte dittature. Quindi io rispetto, e appena posso riverrò a Israele. Grazie dottoressa. No, grazie a te Roberto per questo intervento così bello, caloroso, diretto. Grazie infinite. Grazie. Un attimo la parola a Rabbi Carlo Stappiero, che ho visto che sta... Rabbi, do you want to say something? Well, this last one was, you know, thank you everybody, you know, grazie per tutti. You have been so graceful, all of you. You just, I'm so grateful to all of you. I think that you get the basic principle, which is doing this, adopting the AIRA definition, is the right thing to do for Italy. Stop. This is the thing. Ciao. I have to say la traduzione, che lui vi ringrazia per tutto quello che stiamo facendo, e sta dicendo che soprattutto adottare l'AIRA definition è l'unica cosa da fare, è la cosa da fare. Grazie Rabbi. E adesso io, per concludere, passerei la parola all'amica carissima Claudia De Benedetti, che farà la sintesi. Volevo sapere però se c'è anche in rete Marco Taradas. Due parole a Marco Taradas, facciamo dirle, e poi di Claudia concludi tu. Grazie. Marco, ci sei? Non attiva né l'audio né il video, quindi non lo so se è presente. Non c'è. Va bene, allora concludiamo. Claudia, concludi. Concludo molto rapidamente, ringraziando davvero dal profondo del cuore tutti i partecipanti. Essere per un'ora e mezza
davanti al video ad ascoltare le vostre parole ed essere ancora adesso in 50 persone è un risultato straordinario, ma soprattutto è un risultato straordinario per la battaglia politica che tutti voi giorno dopo giorno avete compiuto, state compiendo e compirete. Stasera abbiamo ascoltato degli amministratori che hanno già intrapreso e approvato la decisione, ma che non sono paghi. E quanto abbiamo ascoltato dalla Regione Liguria deve essere per noi un faro di speranza e di costruzione per il futuro. Ma soprattutto io non riesco ad elencare tutte le persone che hanno partecipato, che sono state qui con noi questa sera. Vorrei dirvi che questo gemellaggio ideale tra l'Associazione Italia-Israele di Torino e l'Associazione Italia-Israele di Livorno è un'esperienza virtuosa. Grazie davvero a Celeste perché è stata l'anima di questo incontro, ma grazie a voi amministratori che dall'anno scorso vi siete avvicinati a noi in quel bellissimo pomeriggio organizzato da Celeste con Gadi Polacco, che vorrei qui ringraziare, con Vittorio Mosseri che ho visto che era qui presente. Ringrazio tutta l'Associazione Italia-Israele. Permettetemi di ringraziare anche un'amica che ho visto che si è unita durante la serata, che è Ariela Cassuto, che presiede il Beneberit, un'organizzazione a cui sono particolarmente legata e che ringrazio per aver voluto partecipare a questa serata, sempre di Livorno naturalmente. Torino e soprattutto il Piemonte stanno costruendo un nuovo percorso. Abbiamo avuto questa sera moltissimo da imparare dalle vostre amministrazioni, dalla Toscana e dalle vostre giovani generazioni di amministratori della Toscana. Il Maccabi World Union, grazie proprio a Carlos, da 17 anni costruisce un percorso per i giovani leader del futuro. E uno dei messaggi che noi come Movimento Mondiale Maccabi diamo è quello di un'ideologia forte, trasversale, che abbia il desiderio di portare ad una condivisione di ideali. E se devo ripetere una delle parole che questa sera con grandissima gioia ho sentito, è stata unanimità. Unanimità significa che non c'è destra, come dicevano gli ultimi oratori, non c'è sinistra, ma c'è un amore per Israele, c'è un desiderio di verità, come proprio gli ambasciatori della verità insegnano questo progetto che fortemente voluto dal Maccabi World Union ci insegna. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di ascoltare David Besemer, è da un anno il presidente della più grande confederazione mondiale del Maccabi ed è non a caso l'Europa, questa Europa con tante anime cui David riesce a dare un'anima comune, e quell'anima comune è l'amore per Israele che voi tutti questa sera ci avete rappresentato, ognuno in un modo diverso, ma questa è la bellezza della forza delle vostre idee, del coraggio di sostenere le vostre idee, non solo all'interno delle vostre amministrazioni comunali, ma all'interno delle città in cui voi ogni giorno calcate i sentieri. In un anno così difficile, voi siete riusciti ugualmente ad arrivare ad ottenere dei risultati che non sono scontati, e di questo vi siamo profondamente grati. Vi vorrei dire che la mia gratitudine mi fa dire, come ha detto David prima, ma ancora di più, Chazak ve'ematz, ma soprattutto un'altra parola che ho detto a Celeste quando ha cominciato a costruire questo evento. Abbiamo voluto costruirlo con voi e per ascoltare voi e per conoscere voi. E questo è il segreto di una serata che secondo me rimarrà nel cuore di tutti noi. Una serata di condivisione che vorremmo avere l'opportunità di costruire
per vederci davvero di persona in Toscana, in tutte le vostre città, accomunate da questa definizione, ma accomunate da tanti sentimenti di desiderio di gemellaggio con una terra bellissima che è la terra di Israele. E allora, Beatzlacha, che vuol dire che sia un buon futuro per tutti noi, ma che sia soprattutto l'inizio di e la continuazione di tanti percorsi che ci vedano insieme a condividere dei risultati straordinari come quello di questa sera. Celeste, non vuoi che ti dica grazie, ma te lo dico davvero dal profondo. Grazie a te e grazie a tutti voi. Grazie di, davvero di cuore. Grazie. Un ultimo grazie lo diciamo a Astrid, che non avete visto, che è la persona che ha coordinato perfettamente, come sempre, permettetemi di dire, questa diretta. Vi dico che non eravamo in diretta perché abbiamo preferito mandarla in differita. Per motivi anche, permettetemi purtroppo, di sicurezza, di cui dobbiamo sempre tenere conto, sarà sulla pagina Facebook dell'Associazione Italia Israele di Livorno, se non sbaglio, a partire da domani. Quindi chi vuole risentirla, chi vuole seguirci, e soprattutto sappiate che il documento di cui gli amministratori hanno parlato, ovviamente un documento che mi ha passato Celeste, e che è a disposizione di tutti voi. Grazie ancora, non vi rubo altro tempo se non dirvi shalom. A presto. No, ma a presto, vi aspettiamo in Italia. Grazie Claudia. Un saluto a tutti. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.